Io sono Esther Colotti, sono un'educatrice della cooperativa COGES con un ruolo di coordinamento per quanto riguarda il progetto Labis. Sono una dipendente della cooperativa sociale COGES, che è una cooperativa che da più di 25 anni si occupa dei servizi rivolti alle persone disabili nel territorio della Valsabbia. Infatti qua ci troviamo in un piccolo borgo che si chiama Lavenone, in provincia di Brescia. La cooperativa COGES mira servizi di supporto, di sostegno per il territorio. Il primo servizio nato che ha preso via era appunto un centro diurno con sede a Barghe, un piccolo paese della Valsabbia, fondata da Augusto Angoli. Abbiamo un ambulatorio per autismo, abbiamo un servizio sollievo e miriamo, come appunto nostra mission, a risolvere e a pensare di supportare i bisogni che emergono all'interno del territorio valsabbino. I dipendenti di COGES ad oggi sono circa 150, fascia media d'età sono dai 35 ai 45 anni come presenza maggiore. La maggior parte del numero dei dipendenti è inserito nei servizi ad persona, anche nel servizio scolastico. Le colleghe che lavoravano nell'ambito scolastico riscontravano che appunto non c'era una prospettiva futura per una fascia di persone che presentavano delle specifiche peculiarità, caratteristiche. E quindi con la cooperativa COGES abbiamo ragionato sulla possibilità di creare degli spazi in cui far sperimentare ai nostri ragazzi e ai ragazzi del nostro territorio delle esperienze, e quindi è partita l'esperienza del laboratorio Labis, che è appunto un laboratorio di inclusione sociale. La prima fase di avvio di sperimentazione è nata appunto nel 2015 con l'apertura stagionale del COGES Bar a Lavenone, e nel 2016 ci sono state altre aperture commerciali solidali. Abbiamo avuto l'apertura dell'ostello sociale Borgovenno, sempre a Lavenone, in cui le attività che vengono svolte saranno dedicate agli spazi di cura degli ambienti, della casa, a sapersi gestire a livello di igiene piuttosto che manutenzione delle piccole parti della casa, e quindi permettere ai ragazzi di sperimentarlo da noi con delle figure professionali di riferimento, ma poi portarsi questo bagaglio a casa e poterlo spendere nella vita quotidiana. Io ho iniziato in giugno 2018, sono qua al bar COGES come fruitore, sono seguito da degli operatori e operatrici della COGES e del bar COGES. Ho fatto un corso di formazione di 13 lezioni come operatore di sala e di bar. Io sono addetto alla caffetteria, allora io sono anche addetto ai catering o servizi di sala. La parte che mi piace di più nei catering è servire il cibo, perché mi trovo bene a servire il cibo, mi piace quella parte lì. Devo dire che quando devo fare presenza ci tengo a farla, perché è una cosa che mi piace, mi diverte fare, da venire al bar. Il COGES Bar negli anni ha avuto anche un ruolo di presidio territoriale e comunitario. Grazie al presidio territoriale del bar si ha la possibilità di dare un supporto forte ai giovani. Infatti la maggior parte anche dei dipendenti della cooperativa COGES sono di età molto giovanile, e quindi è una rinascita di aggregazione molto forte. Troviamo l'Avenone all'ostello Borgovenno, che è all'interno di un edificio ristrutturato. È ubicato su due livelli il nostro ostello. Abbiamo in totale 12 posti letto e sono suddivisi in 4 stanze, 2 doppie e 2 quadruple. È stato attivato anche uno spazio aggiuntivo, che è Casa Maer. Adesso qua all'ostello sono addetto praticamente alla pulizia delle stanze, dei locali. Prima ero operaio in una fabbrica di Vestone. La parte qua dell'ostello mi è stata un po' più difficile, perché non essendo abituato a fare pulizie, però adesso mi sono un po' abituato anche a questo tipo di cosa da fare, per cui lo faccio.
Per me l'Italia che cambia sta ad illuminare un prendersi cura delle proprie località in forma pensata, con una riflessione anche di un futuro migliore.